Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Questo vlog sarà un bel casino. Questo perché ho voluto mettere insieme tante clip di vlog che ho filmato in questi ultimi mesi, ma non ho mai pubblicato. Quindi ho deciso di mettere tutto insieme e chiudere un capitolo perché domani si chiude veramente il primo capitolo di questo loft, di questa nuova vita, perché domani arriva la cucina. E qui io sì, ok, già faccio, la posso fare. E quindi ci sarà il periodo anticucina e il periodo dopo cucina, e quindi per inaugurare il periodo dopo cucina devo pubblicarvi questi video, perché era un peccato farli andare persi. Ricette, esperienze, discorsi, cose che mi sarebbe dispiaciuto non condividere con voi. Quindi preparatevi a un mashup. Spero che questo video vi piaccia e ci vediamo quando apriamo la cucina. Voglio condividere con voi questa ricetta della colazione perché ha del geniale. È una ricetta che ho trovato su TikTok e non potevo non provarla. Praticamente ho fatto le mie solite crepe con la ricetta che potete trovare online e poi invece di farcirle girandole in quattro, le ho tutte arrotolate e le ho tagliate tipo tagliatelle. Mi sono venuta una sorta di tagliatelle, appunto, però pancake, e quindi ho fatto la pancake pasta. Geniale, non ci avevo mai pensato, versando poi yogurt e io ho messo questi ribes che ho trovato al mercato, ma qualunque altra frutta fresca. L'effetto è super divertente e il solito discorso, che è sempre la solita ricetta, però rigirandola e guardandola in un altro modo ha assunto tutta un'altra vista, ma anche sapore. Overnight porridge, mele, cannella e granella di nocciole per delle autumn vibes spettacolari. Iniziamo dalla protagonista, che è la mela, ovviamente, che taglio a cubetti e metto in casseruola con un pizzico di cannella. Sul fuoco, o piastra induzione, mele pronte e meravigliose con la cannella e un pochino scaldate, prendono su un sacco di sapore. Si possono fare sia in padella in realtà che anche in microonde, effettivamente non ci ho pensato. Sarebbe stato un pochino più comodo e anche più veloce. E ora sono perfette e questa è stata la parte difficile e lunga della ricetta, perché ora passiamo all'assemblaggio. Bicchiere, io utilizzo questo che è più grande di un bicchiere, l'ho preso da Tiger, è anche più largo, l'ho trovato da Tiger, non so cosa dirvi. Ed è perfetto per queste preparazioni perché è anche della dimensione giusta. Quindi in un bicchiere vado a mettere cereali, utilizzo sia solo fiocchi d'avena oppure un mix tra fiocchi d'avena, fiocchi di cereali soffiato come può essere questo qua di farro o di grano saraceno, fiocchi di soia, diciamo che qualunque cosa in fiocchi e qualunque cereale va bene, anzi crea un po' un mix di sapori molto interessanti. Poi utilizzo delle proteine in polvere, io utilizzo queste vegan protein blend di My Protein, senza sapore, unflavored, ma so che ci sono anche diversi gusti, ma a me piacciono unflavored perché comunque hanno un sapore, quindi a me piacciono tantissimo anche queste. Poi vabbè, latte, io utilizzo il latte di soia, questo qua lo prendo al Lidl, yogurt greco, sia che sia skyr o yogurt greco, e basta ragazzi. No, i semi di chia. Semi di chia, lo sapete, per me sono imprescindibili in ogni ricetta, cioè non esiste giorno che io non faccia una ricetta, soprattutto per la colazione, senza i semi di chia, non esiste. Quindi, assemblaggio.
Dopo aver mescolato tutto, questo è pronto per essere messo in frigo tutta la notte ed essere tirato fuori domattina, giusto per essere un po' condito e mangiato. Quindi ora in frigo tra notte. Tomorrow. Luna che difende il suo territorio, si mette davanti alla porta di casa, chiunque passa lei lo osserva, poi nell'unico raggio di sole, amore, sei un genio. Oh, quanto è bello. Divina. Avrebbe mai detto che a 28 anni, quasi 29, puoi ancora avere una prima volta nella vita? Sei emozionata. Sì, L'abbiamo molto. sempre visto nei film americani e ora lo Ok, non male, me l'aspettavo molto diverso, più sporco, sarò sincera. Bene, allora. Oh, Jesus, ma. inserire i gettoni, aggiungere Qui le si fanno i gettoni, allora. Offerta speciale, oddio. allora, cacciaci sto gettone, macchinetta. Il Voilà. resto c'è. Questo c'è. Un gettone. Perché 1 euro di testa? Scusa, Subito io voglio un diffidente, 50. subito diffidente. Abbiamo il gettone! Bada e precisione. Sacchettino per l'intimo. E lì, la roba generale. Armati di foglietto, siamo venuti con il nostro detersivo a posto. Tan, tan, tan. Allora, chiudere le blò. Chiudi? Vai. Andiamo, chiudi. Ciao. Chiudilo. Vado. In quello centrale. Aggiungere i detersivi. Non esagerare, Jimmy. No, aspetta, quanto ne hai Un messo? tappo intero. Ma un tappo intero. Sì, vabbè. No. No, non ci credo che lo sto facendo. One eternity later. Parla pure. Scarica. A posto. Ok. Fine ciclo. La Madonna! Esplosa! Vai, vai! Caso che disputasse tutti questi. Scaricare la macchina e anche questa è stata fatta! Adesso portiamo a casa e stendiamo a casa, perché in realtà ci sarebbero anche le asciugatrici, Cosa ma. puoi stendere qua? Ah, la Sarebbero le asciugatrici. Non andiamo fin là. Oggi sono stata a fare la visita dermatologica perché è da un bel po' di anni, in realtà, 2 o 3 anni, che periodicamente ogni estate mi vengono fuori delle macchiette sulla pelle e io le ho sempre un po' ignorate. Quest'anno sono state belle importanti, mi sono venute delle macchie belle vistose sul petto e ho ancora adesso la schiena praticamente bianca. E oggi sono andata a farmi vedere e abbiamo scoperto che si tratta di Pityriasis versicolor, che è un fungo che essenzialmente sta su tutte le nostre pelli, solo che in alcuni casi, come nel mio, trova un ambiente molto favorevole per espandersi e mangiarsi la melanina, detta in poche parole. E quindi il lavoro che si deve fare è quello di rendere inospitale il suo proliferarsi. E quindi, vabbè, adesso inizio la terapia, ma quel motivo per cui voglio dire questo è che può sembrare una cosa banale, ma per me essere andata oggi a fare questa visita ha significato molto, perché io tendenzialmente,
non spendo molti soldi per me, cioè è un discorso un po' complicato, però quando si tratta di spendere soldi su di me, che sia la mia salute o qualunque altra cosa, io sono sempre un po' restia, cioè non dico braccino corto perché non sono braccino corto, cioè un po' sì sono braccino corto, però non sono braccino corto se si trattasse di un'altra persona, cioè se quando io devo fare un regalo o devo spendere soldi per altre persone sono la prima e li spendo. Ma quando si tratta di spenderli per me, su di me, sono sempre un po' restia. E questo io l'ho sempre avuto, perché ad esempio mi ricordo quando la prima volta ho iniziato un percorso di terapie, ero andata in questo centro dove c'era lo psicologo e il nutrizionista, e insomma mi ricordo che erano 150 euro a botta ogni 2 settimane, e lì io già la seconda volta ho detto no, no, no. E in realtà sono sempre stata un po' restia ad andare dallo psicologo, proprio per, più che perché avevo paura o non volevo affrontare lo psicologo eccetera, più per proprio la parte economica. E questo in realtà tocca anche cose un po' più futili, quindi non solo la salute, ma anche, cioè io ad esempio non mi compro praticamente mai niente, e quando lo faccio cioè comunque quando faccio una grande spesa su di me è sempre un grande evento, cioè tipo una coccola che mi faccio una volta ogni morte di papa, perché non lo so, mi sento come se sono cresciuta valutando più di valore i soldi rispetto me stessa, perché è proprio una cosa che ho capito che faccio un po', mi fa rabbia perché non voglio che sia così, è una cosa assurda, però vedo che proprio è un po' il mio approccio, e quindi oggi sono contenta che ho fatto questo, che poi è una cavolata, cioè sono andata a fare una visita, però nel suo piccolo significa tanto, e è una cosa su cui voglio lavorarci, su cui voglio focalizzarmi. A volte non ci si rende conto di alcuni meccanismi, di alcune cose che si fanno finché o qualcuno non te lo fa notare e allora cominci a farti 2 domande, oppure finché non pensi ma potrebbe essere un problema, insomma a volte non se ne accorge, però poi nel momento in cui ci se ne rende conto per me è molto importante poi andare a fondo. E quindi dovrei poi spendere più soldi su di me? No, però anche sì, cioè valgo di più di un oggetto, nel mio libro ne parlo in realtà, perché non è soltanto riferito proprio ai soldi, ma a tante cose io le ho sempre valutate un pochino più di valore rispetto a me. Nel libro parlo di uno shampoo di Gucci, se non sbaglio, che non ho usato per anni perché non ero all'altezza di un prodotto del genere, e poi quando dopo 8 anni l'ho utilizzato era scaduto e non sapeva più di nulla, insomma, e già lì mi aveva insegnato qualcosa, però a quanto pare non tanto, perché era troppo tempo che rimandavo questa visita, e quindi ora averla fatta mi ha un po' risvegliato questi pensieri che ho voluto condividere con voi. E non è una cosa facile di cui parlare, un po' perché temo di sembrare o di passare troppo superficiale o attaccata ai soldi, cioè è un po' brutto magari quello che può essere interpretato da questo, ma in realtà è proprio l'opposto, cioè vorrei in modo consapevole staccarmi da queste cose che a quanto pare in modo inconsapevole gli do troppo valore e ci sono attaccata. Non so, strano, perché non sono assolutamente una persona del genere, ma a quanto pare sì, quindi ci lavorerò, però volevo condividerlo perché